Che sono vicino al gamer ed oggi siamo qui con un nuovissimo video su Clash Royale. Allora, ragazzi, come potete vedere dietro ho un cuscino perché non sono andato a scuola, ma ho la febbre. Sono la febbre, quindi magari con questo mi dispiace un po' di non essere andato a scuola perché avevo ben due verifiche. E in entrambe materie in cui potevo incrementare da 8 a 9. Pazienza, sarà per la prossima volta. Allora ragazzi, siamo qui di nuovo per giocare a Clash Royale. Infatti iniziamo subito e vi volevo invitare come sempre ragazzi a lasciare un bel pollice in su. Guardate, si abbassa un po' il volume. Un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e inoltre passate dalla mia pagina Instagram, Nicola Castrovilli. E ho visto anche che mi sono arrivati ben tre commenti, uno lo potete vedere sotto il video Clash Royale chi spacchetta trova, gli altri non li potete vedere perché me li hanno mandati su, sempre la stessa persona, me li ha mandati su Google, Google Plus. E comunque mi ha scritto che gli sono piaciuti questi video e di continuare a farli. Dovrebbe chiamarsi, un secondo che ve lo faccio vedere. No, bugia, non ve lo posso far vedere. Bugia, no, perché l'ho fatto. Era comunque, si chiamava che tipo Clash Royale Golem, i Golem. Comunque ti ringrazio amico, sei strafigo, grazie per il commento. Passerò dal tuo canale e mi iscriverò. Allora, intanto abbiamo trovato questi archeri che non siamo più, i giganti lo stesso non siamo più, gli sgherri, peccato, li potevamo migliorare. Gli sgherri li usiamo, sì. Tra l'altro ragazzi, mi sono accorto che siamo a un livello abbastanza alto di... Siamo a un livello abbastanza alto di, come dire, di costo medio Elisir, 4.1. Quindi datemi anche voi dei consigli su come migliorare il mio deck. 30 di oro, le frecce alla fine, quindi tanto non ci serve, e Goblin Lancieri, un altro baule omaggio, 29 di oro, gli arcieri, i Goblin, e niente, perfetto. Allora, vediamo un po' cosa potremmo cambiare. Nel senso che gli arcieri li potremmo migliorare a livello 5, ragazzi, oppure migliorare gli scheletri. Perché mi hanno detto che gli scheletri, se si rompe un cavaliere, possono far male. Però, a dove li andiamo a mettere questi scheletri? Dovremmo togliere l'unico. Dovremmo andare a togliere questa qui, che non mi sembra troppo, cioè, mi sembra sprecato un po', però proviamo, almeno, miglioriamo. Scheletri al 3. Scheletri al 4. E basta. Proviamo a usare nuovo, grande. Livello 4, ragazzi. Perfetto. Come dicevo, potremmo usare questo scheletro, questi scheletri, usa. Proviamo. A posto della sfera infuocata. E andiamo subito. Ah no, vabbè. Farò dopo. Iniziamo subito. Allora, mettiamo veloce, veloce. Aspettiamo innanzitutto che arriva a 10. Bene, adesso ci mettiamo qui un bel principe. Seguito da un paio di sgherri. A livello 4, aia, perfetto, ragazzi. Vediamo. Mettiamo adesso. Proviamo a mettere gli scheletri. Vediamo se davvero fanno così male come dicono. Hanno ragione. No, bugia, non hanno ragione. Perfetto, si sono già andati ad avvicinare lì. Come d'altronde volevamo, si sono andati ad avvicinare. Ci mettiamo un bel principe qui. Grande, stiamo già vincendo. 1-0, ragazzi. Perfetto. Perfetto. Era quello che volevo.
qui ci inseriamo anche un bel cucciolo di drago che va a danneggiare la tomba da dove escono i goblin e gli scheletri. Mettiamo anche noi un po' di scheletri qui che vanno a danneggiare. Vediamo. Ci mettiamo anche un bel mini P.E.K.K.A. E dall'altra parte andiamo subito a lanciare un bel barile goblin. Porca miseria, però sta arrivando anche veloce in fretta. Gli sgherri, per favore, andate a spaccarlo, perché altrimenti siamo fuori. Porca miseria. Allora, sotto ci abbiamo i goblin. Perché mi viene da dire goblin scheletri? Ci buttiamo subito un cucciolo di drago. No, no, un bel principe. Che va a danneggiare lì. Gli scheletri ce li teniamo, magari. Non si sa mai. Ci lancia qualcosa di pericoloso lui. Visto che gli scheletri abbiamo visto che fanno male. Ecco, tipo questo. Bugia, no, no. Forza ancora con il mini P.E.K.K.A. Il barile goblin ci va lì. E gli sgherri qua. Magari il principe lo riusciamo a mettere, inserire grande, grande principe. Ecco, gli scheletri vanno ora perché ci ha messo il gigante. Quindi gli scheletri adesso possono far male. Anche perché rischiamo che ci uccida la torre nostra, la nostra torre. Cosa molto probabile. No, bugia, ci siamo salvati. Ce la butta giù, lo sapevo, vabbè. Sono dettagli, va bene, ok. Un bel principe qui, che porca miseria, non c'abbiamo nessuno. Ci hanno spaccato tutto, porca miseria. Ce la vinciamo noi, no! Andiamo ai supplementari. Andiamo ai supplementari, non me l'aspettavo. Cosa? Ragazzi, da perdere, da vincere 1-0, abbiamo perso! Non ci posso credere. Adesso ci troviamo a 677 coppe. Dannazione. Non me l'aspettavo davvero. Non me l'aspettavo davvero. Sì, non me l'aspettavo. Comunque, fa danni 100. Che vuol dire che fa male. Quindi potremmo usare il moschettiere. Quindi lo miglioriamo. Perché non si sa mai. E vediamo di usarlo al posto di questi. Proviamo. Vediamo di fare qualche modifica. E là. La lapide rara. Io me la compro, ragazzi, perché mi manca. Raccoglitore. Aspettate che mi prendo le tre gemme. Scusate, ma sono ancora raffreddato, come si è capito. E la lapide. Allora, usa. No, bugia, prima vediamo quanto può fare. Che cosa fa, scusami? Edificio truppe che schiera periodicamente scheletri per combattere vicino. Quando viene distrutto genera 4 scheletri, che paura. Non so ancora se usarla. L'ho comprata solo come si dice? Per collezione, ecco. Bene, allora proviamo un'altra battaglia, perché voglio provare a vincere. Allora, tutto il moschettiere, una buona fortuna, ci sta una buona fortuna. Allora, a 10, ha già messo il bombarolo. Il tizio è pericoloso, ma io lo vedo che è pericoloso, perché se parti, tu sapevo, lo sapevo, un moschettiere a livello 2. Qui, ce lo lanciamo. Forza, moschettiere. Non vale niente. Va bene che hai sbombato la Valchiria, tutto ciò che vuoi, però. Un po' più di grinta. Porca miseria, no, la Valchiria ci deve stare, la Valchiria. L'ha già messo giù la Valchiria, cioè. La Valchiria è un ottimo altro personaggio, la Valchiria. L'unica cosa è che è troppo lenta. È la stessa cosa del gigante. Io non ho voluto usare il gigante proprio per quello. Però, ora mi rendo conto che il gigante
Era meglio usarlo. Sì. Allora, abbiamo qui il principe, non vedo l'ora di usarlo. Perché ci va a distruggere anche il gigante che se arriva sotto fa male. Allora, vediamo cosa possiamo riuscire a fare. Cosa possiamo riuscire a fare? Mettiamo anche vediamo cosa posso mettere. Ci mettiamo no, no, un mini pecca anche gli sgherri, magari sì. Anche gli sgherri. Ragazzi, mi hanno detto anche che, cioè anche amici miei personalmente mi hanno detto che il mio deck più di tanto non gli piace perché sempre il costo medio dell'elisir è troppo alto. Però io sono disaccordo perché vedo che il deck contribuisce, cioè è molto forte come deck. Infatti me l'ha detto anche il tizio che vi avevo detto nel commento. Clash Royale ai Golem, sì, lui mi aveva detto di questa cosa che aveva un buon deck. Beh, cioè, a me piace come deck, più che altro è buono, molto buono come deck, però consuma molto, mi aveva detto questo e basta. Però io non sono d'accordo. Cioè, tipo, ragazzi, lo stiamo distruggendo. Porca miseria. Vai con il principe, voglio vincere un 3-0 sicuro, lo voglio fare. Un 3-0 lo voglio fare, ragazzi. Non ci sta, non ci sta, non ci sta a perdere. No, non ci sta a perdere, ragazzi. No, non ci sta a perdere. Non ci sto a perdere, ci stiamo, vai grande. 3-0, ragazzi. Ci prendiamo un bel po' di coppe. 29 coppe, un baule. E sono 7. Corone, un'altra corona e il baule del coso è nostra. Bene ragazzi, proviamo subito a fare un veloce attacco a questo tizio qui che ne ha molto meno di noi. Allora, ci mettiamo subito un mini pecca lì. Poi slanciamo un barile goblin che arriva prima del pecca, credo. No, però non ha fatto niente. Va bene, forza. Grande, siamo già 1-0 ragazzi. No, perché porca miseria, oh cacchio, oh cacchio, oh cacchio, oh cacchio, ci sta facendo un botto di male ragazzi, un botto di male, sì, porca miseria, il gigante, è un avversario degno di avversari ragazzi, questo qui, è un avversario degno di avversari, e io probabilmente ragazzi sono sicuro che non riesco a finire il video. Vabbè. Allora. Che miseria. Posso arrivare minimo a 15 minuti, ragazzi. Mi sta spaccando il tizio. Mi sta spaccando. Allora, noi ci facciamo un baule goblin lì. Perché dobbiamo innanzitutto prenderci l'1-0, che è importante. L'1-1 volevo dire, scusate. Che miseria. Andatelo porre. Vabbè, ciao. Io che volevo. Tra l'altro mi ha fatto anche un favore. Beh, oh, bella partita, è stato forte. Non posso dire il contrario, è stato un degno avversario. Non posso che dire così. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Per questo video con la febbre è tutto. È stato forte il nostro avversario, non ho potuto fare a meno di complimentarmi perché ha fatto delle belle giocate. Nel frattempo mi aggiusto i capelli. Yeah. E niente, per questo video è tutto su Clash Royale. Poi magari mi mando un piccolissimo video su cosa mi trovo nel baule della colonna, tipo 1 minuto, 2 minuti. E quindi alla prossima e ciao!